un ritorno in una cornice che l'aveva già visto più che protagonista. Josy Ferrandino e Lanci riprende il percorso. Sì, diciamo che io ho sempre fatto un percorso, diciamo, importante in ANCI, fino a diventare addirittura il presidente regionale dell'ANCI e delegato nazionale. Mi ha consentito di crescere politicamente, ma soprattutto di poter fare rete con sindaci importanti, sindaci che, di città importanti, che sono diventati ministri, che hanno avuto ruoli di rilievo nei governi che si sono succeduti negli anni, e soprattutto è stato motivo di crescita e di arricchimento, perché il confronto tra i sindaci, quindi il confronto tra le varie esperienze, tramandarsi le varie esperienze, è fondamentale per poter amministrare bene e meglio soprattutto il proprio territorio. Quindi sono tornato nell'agone dei sindaci. Ovviamente mi sono sentito subito a mio agio, perché tantissimi li ho ritrovati che continuano a fare il sindaco da anni. Quindi spero di poter continuare e quindi riprendere anche a ricoprire degli incarichi nell'ambito di questa associazione, che è fondamentale, perché è un'associazione che ha importanti poteri di interlocuzione con il governo centrale, perché è ritenuta fondamentale in tutte le questioni importanti, tant'è che prima di incidere con alcune normative importanti c'è sempre un confronto con l'ANCI, che appunto è il mondo dei sindaci e quindi i territori, e devo dire che spesso l'ANCI ha fatto da cuscinetto tra quelle che sono le esigenze dei territori e le esigenze di un governo che sappiamo quasi sempre in affanno, soprattutto in prossimità delle finanziarie. Posso chiederle cosa è emerso anche da questo convegno dibattito che l'ha vista partecipare nell'ultimo fine settimana? Quali spunti interessanti che magari l'hanno particolarmente colpita e incuriosita? Beh, intanto è stata l'occasione per fare il punto su tutti gli argomenti che investono la gestione delle proprie città. In particolare io sono intervenuto in un panel dove si parlava di turismo, quindi ho potuto portare la nostra esperienza ischitana, soprattutto quella casamicciolese, e le domande che si riferivano al mio intervento fatte dai giornalisti erano dovute anche al cambiamento climatico e agli effetti del cambiamento climatico e agli effetti sul turismo di purtroppo eventi che sono stati tragici per noi dell'ultimo novembre, ma anche quelli del sisma di 5 anni fa, anzi ora sono 6, che ripercussioni hanno avuto sul turismo e come siamo riusciti a venirne fuori. Io ho detto che ne siamo venuti fuori, perché è la verità ed è giusto che passi questo segnale, ma ovviamente ci sono state comunque delle ripercussioni di cui ancora oggi stiamo pagando le conseguenze, e soprattutto sta pagando le conseguenze ancora oggi il mondo del terziario e soprattutto anche il mondo degli albergatori e del turismo in generale. Ecco, loro hanno voluto sentire l'esperienza e quindi è stata l'occasione anche per parlare di ambiente. Si è parlato dell'importanza della tutela dell'ambiente, di presentarsi all'esterno con un brand green, proprio noi siamo Isola Verde per antonomasia, è venuto fuori che abbiamo l'obbligo di poter incidere molto sulla transizione ecologica, quindi la transizione verde, ma anche la transizione digitale, anche migliorare il sistema dei trasporti, e qui ci siamo legati al grande tema che oggi è sul tappeto, che è quello dell'utilizzo dei fondi del PNRR. Non tutti i comuni, soprattutto in alcune zone del sud Italia, sono attrezzati per poterne approfittare, e questo è un grande, grandissimo problema, e quindi ci siamo fatti carico di intervenire a livello centrale, quindi sul governo, per fare in modo di avere le opportunità di essere messi in condizione, al pari di altri comuni più fortunati al nord, di poter diventare efficienti ed efficaci per poter evitare di perdere opportunità che veramente questa volta possono vedere risolti per tante nostre questioni, problematiche di ataviche che mai avremo più l'opportunità di risolvere.